struttura bassa di Ilic, ancora per il tentativo di Lazovic. Lazovic punta Danilo, entra in area di rigore, Lazovic tiro a rientrare, deviazione di testa, si coordina Tamese che calcia, ma non c'entra minimamente lo specchio della porta. Si era pure coordinato bene il francese, poi ha calciato di mezzo collo il pallone, che è terminato lontanissimo dalla porta, forse visto che l'area era piena di giocatori della Juventus e del Verona, ha sperato in una deviazione assassina tra virgolette che avesse potesse mettere fuori causa il portiere Szczęsny. Attenzione Juventus, vantaggio e la segna Vlahović, che quindi bande il debutto con un gol dopo 12 minuti su un pallone vagante in area di rigore. Sembrava che Montipò fosse in avvantaggio, adesso infatti sta discutendo con i compagni. La difesa del Verona non si è registrata bene, Montipò poi ha capito che non sarebbe arrivato, Vlahović invece è arrivato, tocco da sotto sull'uscita di Montipò e poi il pallone beffardo ha rimbalzato piano piano infilandosi sull'angolino più lontano, e quindi Juventus, che finora stava subendo il possesso palla del Verona, anche se il primo tiro in porta era stato di Vlahović, con la parata di Montipò l'ha sbloccata al 12° proprio con Dusan Vlahović per l'entusiasmo irrefrenabile dei 20.000 dello stadium. È cambiato il punteggio, Juventus 1 Verona 0. Il Verona, i giocatori del Verona si guardano negli occhi perché la squadra stava facendo molto bene, ma il movimento difensivo ha lasciato un po' a desiderare. In qualche modo si era annunciato per il gol che è arrivato 6 minuti dopo. Scocca l'ora esatta di gioco, grande spunto di Morata adesso, che lascia sul posto tre avversari, vede l'inserimento di Zaccaria che entra in area di rigore, Zaccaria il tiro, rete, raddoppio della Juventus e segnano i due nuovi, Vlahović e Zaccaria, all'ora esatta di gioco, Juventus 2 Verona 0. La partita la fa il Verona, i gol li fa la Juventus, Juventus 2 Verona 0. Come, meglio di così, i nuovi acquisti non potevano inserirsi. Lina Barese, 45 secondi, Juventus 2 Verona 0, Juventus che è andata vicino al 3-0 con Moise Kean, che dal limite dell'area ha calciato potente mandando il pallone di poco a lato. Adesso insomma c'è stanchezza, i reparti sono molto distanti, soprattutto per quel che riguarda il Verona, che comunque ha disputato una partita più che sufficiente. La Juventus sta tenendo lontano gli avversari, qualcuno dei 17.000 ha già lasciato l'impianto dello stadium di Torino, dove adesso la temperatura è scesa, siamo a circa 4 gradi, indubbiamente fa freddo, però insomma visto il periodo poteva anche essere peggio. Nella notte è annunciata anche qualche spruzzatina di neve, comunque finora non c'è situazione da far a pensare a questo. C'è un fallo adesso nel cerchio di centrocampo ai danni di Vlahović, partita da 7 sicuramente, se non qualcosa di più, per essere il debutto per Dusan Vlahović quando siamo entrati nell'ultimo minuto, 50 secondi alla termine. Juventus 2 Verona 0, il calcio di punizione con Arthur che posiziona il pallone nel cerchio di centrocampo, vediamo che Arthur sbaglia, o meglio non si intende con McKenny che stava andando da un'altra parte, fallo adesso di un giocatore della Juve, l'arbitro lascia proseguire per la norma del vantaggio perché Lazovic del Verona mantiene il possesso palla, vedremo se ci sarà la possibilità di un'ultima occasione per il Verona con Lazovic, con Lasagna, ancora con Lazovic, il pallone messo a sinistra, il tentativo di cross del serbo, prova Prasgelic a mantenere il pallone, commette anche fallo, fischia Massimi, calcio di punizione, 10 secondi al termine, probabilmente la partita finirà qui perché la Juventus si allontana dal punto di battuta, siamo nei pressi dell'area di rigore della Juventus, poi viene battuto per McKenny, ma l'arbitro ha il fischietto in bocca e con tre fischi manda tutti negli spogliatoi. La Juventus batte il Verona per 2-0 con i gol dei nuovi acquisti e si prende il quarto posto in classifica scavalcando l'Atalanta che è a 43, Atalanta sconfitta nel primo pomeriggio di oggi in casa dalla Cagliari, Juventus a 45 e alla prossima c'è proprio Atalanta-Juventus. Un gol per tempo, Vlahović al 12° minuto del primo, il raddoppio di Zaccaria.